Sai che c'è? Che la parola dignità in bocca tua suona storta. Perché io prima ti sono venuta educatamente a parlare. Te invece mi hai trattato come una poveraccia. Come una pezza da piedi. Ma tu pensi che io venivo fino a qua? A quest'ora se non c'avevo bisogno. Io rivoglio la mia vita! Rivoglio il lavoro mio! Rivoglio lo stipendio basso mio! Io e Stefano le vacanze se le famo a ottobre, perché costa di meno. L'altro anno in Calabria nella pensione ci stavamo solamente noi due. E una vecchia, su una sedia a rotelle trascinata da una moldava scoglionata. Però io e Stefano ci ridevamo su. Eravamo noi due e stavamo bene. Poi tornavamo a casa, guardavamo le foto con gli amici, raccontavamo la vacanza. E a me mi stava bene pure così, perché quel lavoro ce l'aveva ancora. Stancante, ripetitivo, mal pagato, però ci permetteva di sopravvivere. Era una vita di merda, sia ben chiaro. Però era quello che ci era capitato, a me piaceva pure così. Ma adesso io rivoglio la vita mia, rivoglio il lavoro mio, voglio stare qua dentro tutta la vita, va bene? A me mi dovete premiare perché metto al mondo una creatura. Io niente di più, ma ridatemi il lavoro mio. Vattene via, bruto, non c'entri niente. Vattene. Questi non ci vogliono ragionare con me, Bruno. Ma io non sono matta. Non sono matta.